Allora, io mi chiamo Chiara, ho 25 anni e sono sposata da un anno e pochi mesi con Enrico. E questa sera, se ce la faccio, vi racconterò la storia di nostra figlia Maria Grazia Letizia, che è nata a giugno di quest'anno, il 10 giugno. E l'anno scorso, dopo nemmeno un mese di matrimonio, abbiamo scoperto di essere in attesa. E, oltre alla gioia, diciamo che sono io subentrate subito anche le paure umane del fatto che io mi ero appena iscritta alla specialistica all'università e lavoravo solo Enrico, e quindi ci chiedevamo se saremmo riusciti ad andare avanti con tutte le spese che si sarebbero presentate. Però, come il Signore ci aveva aiutato nel matrimonio, eravamo sicuri che ci avrebbe aiutato anche in questa gravidanza. Abbiamo iniziato l'ecografia e ho visto Maria muoversi. E solo dopo un po', dopo vari tentativi, quasi come se lei stesse tentando di nascondere qualcosa, a un certo punto ho visto il viso di Daniela cambiare espressione. E ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Però stranamente sono rimasta tranquilla, ho aspettato che lei parlasse e mi spiegasse che cosa stava accadendo. E a un certo punto mi ha detto: guarda Chiara, purtroppo qui c'è una malformazione grave che non si potrà curare. Cefalia, quindi questa bimba, ci dicono, non essere compatibile con la vita così come la possiamo intendere noi qui sulla terra, e quindi Chiara ed io decidiamo di accompagnarla fino dove potevamo, cioè fino alle porte del paradiso, e poi... Muore dopo quanti giorni dalla nascita? Muore subito, dopo una mezz'oretta. La vita non si ferma, continua, arriva un secondo figlio. Sì, insomma tutti un po' intorno a noi ci dicevano: vabbè, adesso lascia riprendere tua moglie, magari... ci sarà un momento di depressione, un momento, in realtà il Signore ci ha sostenuto, non c'è stato niente di tutto questo, insomma. Ci siamo guardati e abbiamo detto: ma perché dobbiamo aspettare? Maria Grazia Letizia è stato un momento di eternità bellissimo, chi tra gli amici è stato al funerale di questa bimba testimonia che non è stato un funerale da meno di quello di Chiara. Arriva questo secondo figlio che mi pare si chiamasse Giovanni, Davide Giovanni l'abbiamo chiamato. Anche lui però nasce con dei problemi. Anche lui nasce e muore dopo circa mezz'ora. Lui aveva una sindrome con delle malformazioni agli organi interni e alle gambe. In un primo momento era visibile soltanto la malformazione alle gambe, quindi noi ci stavamo adorando per accogliere un bambino disabile nella nostra vita. Invece poi il Signore ci è sembrato, ci chiedesse: ma siete disposti a accompagnarlo anche lui fino al cielo, insomma. Chiara. Insomma.
Chiara rimane incinta del terzo bambino. Sano, ma questa volta... Al quinto mese di gravidanza... È la mamma che si ammala, sì, di un tumore. Chiara aveva un'afta da prima di rimanere incinta, però noi la stavamo curando appunto come un'afta sulla lingua, invece al quinto mese si è rivelato essere un carcinoma. La prima... Chiara è una ragazza che ha vissuto la sua vita in maniera piena e naturale, si sarebbe confusa, si confondeva all'università, come in tutti gli ambienti che frequentava, con tutti gli altri ragazzi. Non era una né attaccata alla chiesa in maniera morbosa, per cui stava a pregare dalla mattina alla sera, come i santi che si dipingono. Era una ragazza che scherzava, ironica, autoironica, prendeva in giro se stessa e tutti quelli che erano intorno. Si sorprendeva già negli ultimi tempi di vedere che tanta gente si interessava a lei, e diceva, ma perché questi che scrivono, vogliono? Che vogliono, cioè, cosa c'è di strano? Ecco, quindi e uno dei messaggi che passa da Chiara è... Certe cose si possono fare, quindi i santi non sono qualcosa di diverso, sono gente che sta intorno a noi, di cui spesso ci si accorge dopo di alcune particolarità. Anche noi ci accorgiamo adesso di alcune particolarità di Chiara, o meglio, ce ne siamo sempre accorti, ma adesso ne cogliamo la differenza. Perché...